Damiano, Giuliano e Marco, sai cosa mi piace soprattutto di questo legame che a parte la trasmissione vi ha unito? Cioè, c'era Marco che stava cantando il tuo pezzo e Giuliano anche. Sì, anche viceversa, perché ci cantiamo tutti un po' addosso. Ma io non sono capace però. No, lui dice lacca manacca. E infatti è uno scioglilingua. Benvenuti a Damiano, Giuliano e Marco direttamente da X Factor. Questo è un po' un marchio di fabbrica che vi porterete dietro per parecchio tempo, però mi sembra che anche grazie a X Factor insomma siete riusciti a realizzare insomma quello che poi volevate fare. Ci vuole riconoscenza assolutamente, poco ma sicuro. Condivido. Allora, Francesca Bacinotti, che salutiamo. Eccoci, ciao Baci. Lei si è occupata di raccogliere tutte le mail che sono arrivate, che sono state tantissime, quindi io non mi sono sentito di selezionarle, l'ha fatto lei, quindi sarà posso lei dire che farle... ne stanno arrivando ancora, cioè proprio veramente a fiumi, tante domande per voi, quindi state pronti a rispondere. Intanto non soltanto gli amici che ci ascoltano dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta, da quel pezzettino di Lombardia che copriamo, ma anche in real audio al sito radiogrp.it. ad esempio Martina di Roma ci scrive: ciao Radio Piemonte, dice Marco tu sei meraviglioso non solo come cantante ma anche come persona. Dice che ha letto, sentito varie critiche nei tuoi confronti, dice che chi te le ha rivolte non ti ha mai sentito cantare davvero. Ricordati che le mengonine ti sostengono sempre, perché tu sei mengoni e quindi uno dei gruppi mengonelle, mengonine, si sono inventate le arterio mengose. No, che tra l'altro rischi anche di non essere riconosciuto, perché ormai siete catalogati come Marco, Giuliano e Damiano, quindi quando tu andrai a Sanremo ti presenteranno probabilmente con nome e cognome, rischi sì. Quasi di non essere riconosciuto. Vabbè. Non c'è problema. Allora dai, con chi cominciamo? Cominciamo con Damiano. Dunque, dicono che la tua storia, l'eliminazione da X Factor, ricordi un po' la storia di Noemi, che tra l'altro, se non ricordo male, ha anche detto apertamente di essere una tua sostenitrice. Lei comunque ha avuto successo. Ti senti davvero simile a lei? Questo lo chiede Grazia da Mazzè. Mi sento simile come essere umano a lei, nel senso che credo che lei sia dotata di una bella sensibilità. Poi l'ho conosciuta appunto agli On Visit l'anno scorso, la trasmissione che Morgan poi alla fine ha deciso di non farmi passare, però lì ho conosciuto Noemi e Matteo, quindi con loro ho condiviso un pezzettino di, quindi per quello ci sono anche un po' di sostentamento da parte di Noemi, di aiuto insomma, di... però no, non credo che il percorso sia lo stesso, anzi il suo è molto fortunato. Io posso solo augurarmi di avvicinarmi al suo percorso, lo spero, ma non credo. Vabbè, noi te lo auguriamo ovviamente. Allora, 3 ballottaggi consecutivi e poi fuori, ma un po' ce l'hai con le Yavanna per la tua eliminazione? Lo chiede Gabriele da Torino. Assolutamente no, non ce l'ho con nessuno. All'interno del loft, all'interno del percorso di X-Factor è stato veramente una forte unione umana con tutti i concorrenti. Infatti sì, come potete vedere, potete sentire. No, non ce l'ho con nessuno assolutamente. Io poi devo dire il vero, la mia psiche era arrivata un po' al limite all'ultimo ballottaggio, perché comunque è tutta una roba, una guerra psicologica più che canora. A parte che non è una guerra, però è una messa, cioè ti mette un po' alla prova da un punto di vista psicologico. Non ce l'ho con le Yavanna assolutamente, anzi le stimo e le voglio veramente un gran bene. Voi tra l'altro avete visto sicuramente X Factor senza televisione l'anno prima, vi siete grati magari delle aspettative, sono state consolidate oppure siete arrivati senza aspettarvi nulla? Perché insomma chi arriva dopo sa già più o meno come funziona. No, noi Marco, io guardandolo l'altro anno non pensavo neanche di andarci. Cioè, tra l'altro Marco, tu hai provato solo una volta, mentre cioè era la prima sì. Prova che facevi, giusto? La prima buona. È andata bene. Allora ci ascoltiamo adesso Ruvido di Giuliano con Ruvido. Per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, senti come siamo belli precisi. Ci sono gli amici di X Factor, c'è Giuliano, c'è Damiano e c'è Marco, e pronti a questo punto con le mail che sono arrivate dedicate proprio a Giuliano. Eccomi qua. La prima che a me ha fatto sorridere: ma è vero che fai fatica a ricordare i testi delle canzoni? Ma Alessia? No, ma lo faccio apposta, è ovvio, no? Lo fai apposta? Certo, è iniziata così questa avventura. Dunque, c'è Marco che ride e Damiano che scuote la testa e insegna penso che in realtà sono loro due che si dimenticano. Secondo me è un po' a tutti i cantanti, sì. Un po' come il DJ che è lì che si sogna la notte che gli finisca il disco con la pista piena. Secondo me è un po' la fissa, a te in particolare però, se scrivono così, guarda che gli ascoltatori sanno tutto di voi. Dipende anche dai vizi che certo non ti aiutano a ricordare le cose. Però tutto immortalato su YouTube. Tutto immortalato, questo
spingerà sicuramente a fare una ricerca, voglio dire, basta poco. Gigi da Torino chiede, sul tuo sito c'è come sogno nel cassetto quello di sfondare nella musica, adesso? Quale sito? Sul tuo sito internet, credo. C'è scritto che voglio sfondare? Sì. Ma io voglio fare musica per tutta la vita, che riesco a sfondare oppure meno. Quindi, beh, certo, se riesco a sfondare anche un pochino meglio. Cioè, secondo me l'ideale è riuscire a vivere, a mantenersi di quello che si vuol fare, poi senza magari fare gli sboroni. C'è proprio una natura, necessità nell'essere musicale, cioè quindi al di là dell'economia o delle tasche. Certo. Anche se l'economia in sto periodo è scarsa. Sai, Baci, che io ho provato a cantare questa canzone a casa, sono rimasto una settimana senza voce. Marco! Perché poi devo sostituirlo, capito? Infatti, allora, Marco, dove si vuole, insieme a lui, ospiti oggi anche Giuliano Damiano, che hanno avuto la loro parte. Adesso parliamo un attimino con Marco, che tra l'altro adesso, attenzione, solo per noi, di GRP, giornale Radio Piemonte, a cappella, che non è una parolaccia, ricordiamo, per non addetti ai lavori, è praticamente la parte vocale senza musica, ci farà sentire in esclusiva, hai capito? La canzone che porterà a Sanremo. Vai, Marco! Finché la barca va, lasciala andare. A questo proposito, c'è Sergio da Milano che ti chiede, alcuni critici musicali l'hanno definita sanremese, qualcuno addirittura imbarazzante, la cosa mi inquieta, comunque sei un grande, saluta anche voi. Baci. Oh. Beh, non è una canzone molto sanremese, non è un lento, non è una ballata molto amorosa, è un po' cattivella, un po' acidella. Okay. Credimi ancora. Mail per... Vogliamo tranquillizzare le arterio mengose, le hai già citate tu prima, sono le tue fan, e dicono, vogliamo essere sicure di quella lettera che abbiamo consegnato in mano al biplano, biplano presumo. Al biplano, sì, già letta, già fatto. Perfetto, tutto. Così almeno le tranquillizziamo. Invece, c'è una cosa che più ti dà fastidio delle tue fan e soprattutto, hai la patente, perché parli sempre di taxi e non ti ho mai visto guidare una macchina, Silvia. Ho capito, da Milano, cioè vengo da Roma a Milano con la macchina, un bel viaggione, no? Vengo con l'aereo e poi prendo il taxi. Ragazzi, c'è un autista, tu non hai capito? Autista e guardia del corpo. Nico, Nico, ma non Nico, Nico quello del film proprio, Nico. Allora. Iole invece, aspetta, questa è bellissima. C'è un cantante in particolare che temi di più a Sanremo? Vuole un nome? Anche se per lei non devi temere nessuno. Io temo me. Che se vogliamo è peggio, perché ho molta paura di me stessa, non so come reagire. No, poi sta facendo già dei riti scaramantici. Adesso non parliamo del festival, parliamo piuttosto dell'incontro alla FNAC più tardi alle 17 in via Crea Grugliasco alla Showville Gru, i loro EP, quindi che durano un po' più di un singolo, un po' meno di un album, non per il termine tecnico per chi ci ascolta, che sono praticamente Anima, Ruvido e Dove si vola. Quindi avete la possibilità di sentirli dal vivo, avete la possibilità di farvi autografare l'album, far due chiacchiere con loro. A proposito del vivo, io vorrei fare un esperimento, perché prima tu cantavi la canzone di Damiano, non vi faccio cantare le rispettive canzoni, vorrei per cortesia a cappella, visto che l'abbiamo citato, poi chiudiamo con una mail, se riuscite a fare l'inciso del vostro pezzo, solo un pezzettino a sequenza, cioè parti magari tu Damiano, poi Giuliano e finisce Marco. La tonalità la scegliete voi, perché capisco che l'inciso suo è magari molto alto, quindi te la puoi prendere anche bassa. Okay? Io ho già dimenticato le parole. Non importa, sei pronto? No. Io più che cappella posso farla cazzo come. Grandissimo, vai, sei pronto, vai. Beh, che tutta gridata. Vabbè, fai un pezzo, dai. Contatto ci vuole, più tatto ci vuole, più petto ci vuole, più rispetto ci vuole. Ma la mia? No. Basterà solo un filo di voce, basterà solo uno sguardo fra noi. Marco? Portami dove si vola, dove non si cade mai. Beh, l'applauso, vai, dico, dai, cioè, sono loro, hai capito? Non è in playback, cioè è live, la voce è la loro. Ma io so che Marco fa anche un'imitazione della Mara Maionchi, è vero? Così me lo dice Franchi. L'ho incontrata stamattina, oltretutto. Cosa hai detto? Pazzesca. Cosa hai detto? Ma la cagata! Il Mengoni, porca di quella miseria. Grazie ancora a Damiano. Ciao. Grazie a Giuliano e a Marco. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.